Da giovedì a domenica prossima nella Casina Pompeiana in Villa Comunale torna l'appuntamento con una delle più antiche forme di arte teatrale. È il Festival delle Guarattelle, iniziativa che l'Assessorato alla Cultura ha organizzato nell'ambito della rassegna Estate a Napoli con la compagnia di burattinai del maestro Bruno Leone. Dal 22 al 25 settembre si terranno spettacoli, mostre ed un convegno per riscoprire quest'arte antichissima, fortemente radicata nella tradizione popolare. C'è da aspettarsi, la felicità innanzitutto. Questo è un teatro che aiuta la gente a vivere, ad affrontare il mondo, ad incontrarsi, e questa è una storia che è fuori dal tempo, è fuori assolutamente da tutti i tempi e da tutti i luoghi, ed è, non si può dire neanche contemporanea, è altra storia, è parla con la gente, col senso profondo umano, e quindi va sostenuta in tutti i modi. Il Festival delle Guarattelle è realizzato anche grazie al contributo del Centro Laboratorio Burattini del Comune, guidato da Roberto Vernetti. Da anni presso il Polifunzionale San Francesco d'Assisi a Marechiaro si tengono attività ludiche e formative sulla tradizione dei burattini e del teatro di figura, a cui partecipano le scuole del territorio. È uno strumento importante di aggregazione che, oltre a divertire, promuove la formazione culturale dei giovani. Grazie agli amici maestri burattinai, in particolare a Brunello Leone, riusciamo a fare questa bellissima iniziativa che ovviamente consideriamo solo il prologo di una ripresa di un impegno istituzionale a loro sostegno per rilanciare una grandissima, straordinaria tradizione che è di Napoli ma è di tutto il mondo. Per l'anno prossimo speriamo di avere un festival internazionale delle Guarattelle, e poi dobbiamo invece molto utilizzare questo strumento culturale fondamentale per andare nelle zone difficili e dai nostri ragazzi difficili. Io direi che contro le stese alzeremo tanti teatri, tanti teatrini e tanti luoghi dove poter fare spettacolo, ma soprattutto laboratori, perché l'intensità immaginaria e visiva delle Guarattelle ci permette, secondo me, di avvicinare questi ragazzi come nessun altro strumento di intervento culturale. Ciao.